Possiamo definire il rischio vulcanico come la probabilità che si verifichi un'eruzione che produca danno e perdite in termini economico-sociali in un determinato intervallo di tempo ed in una data area. La pericolosità è rappresentata dal fenomeno del vulcanismo, che in Sicilia deve la sua origine ad un ampio processo geologico che ha interessato tutta l'area mediterranea, legato alla convergenza tra la placca tettonica euroasiatica e quella africana. È infatti in queste aree che all'interno della Terra si realizzano le condizioni per la formazione dei magmi e per il loro trasporto verso la superficie. Tra i rischi di protezione civile, quello vulcanico viene spesso considerato un rischio prevedibile perché si ritiene possano essere riconosciuti e misurati i fenomeni che preannunciano la risalita del magma verso la superficie, per questo detti precursori, come terremoti, fatturazioni del terreno, deformazioni dell'edificio vulcanico, variazioni nell'emissione dei gas e delle temperature dei fluidi. Chiaramente si tratta di una semplificazione che non tiene conto della complessità e dell'estrema variabilità delle fenomenologie vulcaniche. Tuttavia, anche se questi fenomeni vengono studiati e monitorati puntualmente, non è possibile prevedere con certezza, anche per le peculiarità che caratterizzano ogni vulcano, quando e come potrà avvenire un'eruzione vulcanica. Per questo, anche in questo caso, è importante la prevenzione. I vulcani attivi che si trovano nella regione siciliana presentano diversi livelli di pericolosità. L'Etna e lo Stromboli eruttano frequentemente e, poiché sono in condizioni di condotto aperto, presentano una pericolosità minore rispetto ai vulcani a condotto chiuso. Vulcano, invece, ha frequenza eruttiva molto bassa e condotti attualmente ostruiti. Per tutti i vulcani siciliani si utilizzano dei livelli di allerta per descrivere il loro stato di attività. Questi livelli sono rappresentati con quattro colori che segnalano una pericolosità crescente. Si passa dal verde, che segnala un'attività eruttiva assente o molto bassa, al giallo e arancione, che individuano un'attività da bassa a media ad alta, fino ad arrivare al rosso, che segnala un'attività eruttiva molto alta. Anche se un vulcano è in codice verde, il pericolo non è mai pari a zero. Vulcani come Etna e Stromboli, infatti, anche se in verde, possono dar vita ad attività esplosive improvvise ed imprevedibili. Ecco perché è importante parlarne costantemente, imparando e diffondendo le buone pratiche di autoprotezione, come nella campagna Io non rischio. Se pensi di volerti mettere ancora più in gioco, iscriviti ai corsi Pronti all'azione ed entra anche tu nel fantastico mondo del volontariato di protezione civile. Facciamoci trovare pronti. Pronti all'azione.